Sono contento di essere ritornato qui alla Sicula alla fine, quando non ci siamo mai lasciati nella società, in quanto è finito il campionato. Poi giustamente sono rientrato al Foggia perché avevo ancora un altro anno di contratto, però le strade col Foggia si sono chiuse e c'è subito stato l'accordo, ma si era già rimasti in parola con la Sicula, quindi sono contento di essere ritornato e di far parte di questa squadra anche per quest'anno. Qual è il ricordo che conservi maggiormente della stagione scorsa, a parte il risultato, a parte le tue ottime prestazioni? Ma diciamo che è stato tutto un bel ricordo, è stato un anno sportivo in crescendo, si è partiti con molto entusiasmo e poi si è arrivati col finire con i playoff, quindi diciamo che è stata una ottima annata dove ognuno ha fatto il proprio dovere e l'ha fatto fino in fondo, ecco, quindi queste sono le cose positive che hanno permesso poi a tutti noi di dare il massimo ed esprimerci al meglio, quindi diciamo che è stata una stagione veramente importante. Tanti anni di carriera fra Serie B, Serie C, con apparizioni anche in Serie A. Ti senti un po' di poter dare dei consigli ai tuoi compagni per questa prossima stagione? Ah, mi sento un po' vecchietto, scherzo, no, però sì, dai, alla fine un po' di maglie le ho indossate, ecco, sicuramente sono uno dei più grandi, spero che arrivi qualcun altro, così almeno mi toccherà pagare qualcosa in meno ai ragazzi, no? Però sicuramente io sono a piena disposizione del gruppo, e sono un giocatore, so di avere delle responsabilità importanti, però ripeto, alla fine sono cose che si legano molto col mio carattere. Sicuramente quest'anno sarà un anno ancora un po' più difficile rispetto all'anno scorso, in quanto bisogna riconfermarsi sotto tutti i punti di vista, sia noi e l'intero gruppo, che parlo anche della società, tutti quanti insieme. Quindi ci sarà da sudare, da fare un gran lavoro e chiaramente ognuno di noi dovrà fare la sua parte nel miglior modo possibile. Senti, diciamo qualcosa ai tifosi, quest'anno ci sarà tutta la stagione nello stadio di Lentini, il Sicula Trasporti Stadium, c'è la possibilità che vi vengano a seguire numerosissimi per vedere le vostre partite, magari di seguirvi anche qui a Zafferana per il ritiro. Ma sicuramente può fare solo che piacere, avere gente che ti segue durante il ritiro estivo non può far altro che aumentare la stima e aumentare anche la voglia di cercare sempre di fare il massimo, ecco. E sicuramente ci sarà da lavorare, da sudare, ma allo stesso tempo da divertirsi, perché alla fine il gioco del calcio è anche divertimento, quindi si cercherà di fare il massimo. Ai tifosi che ci hanno seguito l'anno scorso, nonostante abbiamo avuto un anno un po' particolare per via dello stadio che purtroppo non era agibile, però poi il presidente ha fatto dei grossi sacrifici e siamo riusciti a rientrare in tempi record allo stadio, quindi partire già sapendo che la nostra casa a tutti gli effetti è il nostro stadio, la nostra città, sicuramente è una cosa che può far piacere a tutti quanti, e l'invito ai tifosi che ci possano stare sempre vicino e essere sempre più numerosi. Però sicuramente gran parte di questo qua, di questa situazione, dipende da noi, perché se le cose vanno bene sicuramente non fai altro che attirare sempre più gente allo stadio. Ecco.